Ci sono volte in cui il modo migliore di procedere in terapia è quello di dare delle indicazioni ai tuoi pazienti. Il terapeuta solution focus inorridirà, così come quello psicodinamico. Io però ho un approccio più pragmatico. Per me, se una cosa funziona, continuo a farla. Cioè, rispettando anche l'etica, se un suggerimento che rispetti la persona, la sua individualità, che non sia una gamba tesa nella vita della persona, dà degli effetti positivi per te e soprattutto per lei, why not? Michael White mi accuserebbe forse di colonialismo, che è giusto, ma proprio per questo parlavo del fatto di non entrare a gamba tesa nella vita della persona. Anche perché, ragazzi, se stiamo davvero ancora ragionando sulla presunta neutralità del terapeuta in terapia, stiamo ancora a caro amico. Peraltro, se non si può non influenzare, il modo migliore per farlo senza danni è quello di chiedere dei costanti feedback alla persona, cioè non di trasferirgli le nostre verità, ma di proporgli delle idee e di chiedere che cosa ne pensa. Ma detto questo, qual è il modo migliore per andare a dare delle indicazioni al paziente? Ecco, un approccio può essere quello di fargli vedere le risorse che ha già. In questo senso, con buona pace del compianto Michael White, che per inciso rispetto tantissimo, indichi alla persona qualcosa che già possiede, delle risorse che già ha, delle soluzioni che ha già adottato, dei suggerimenti che lei stessa si è data, qualcosa che ha già funzionato, che fa parte del suo repertorio emotivo, cognitivo, comportamentale, relazionale. È l'evidenziare qualcosa che c'è ma che non vedi, il classico indicare qualcosa che sta proprio sotto al naso, la situazione in cui stai cercando disperatamente le chiavi che non trovi, ma che avevi in mano. Un altro modo è quello di aggiungere a quelle risorse delle tue spiegazioni, dei tuoi suggerimenti, delle tue indicazioni che ti vengono dalla tua esperienza di terapeuta. Io approvo totalmente il modo di dire: il terapeuta non è l'esperto, la persona è l'esperta, che è proprio della terapia breve centrata sulla soluzione, che peraltro è uno dei metodi che insegniamo, che io stesso insegno nella nostra scuola di specializzazione in terapie brevi. Però va chiarito bene, va chiarita la parola esperta, oppure chiarita esperta di cosa? Nel mio modo di vedere le cose, la persona è esperta della sua vita, o come ama dire il mio collega e amico Federico Piccirilli, è esperta di contenuto. Cioè è quella che alla fine della fiera può generalmente dire cosa è meglio o peggio per lei, cosa va bene e cosa non va bene per lei nella sua vita. Tu, terapeuta, sei quindi un facilitatore, facili questo processo, quindi sei un altro tipo di esperto, sei appunto un esperto di processo. Però proprio perché sei un facilitatore, conosci dei modi in cui puoi facilitare quel processo, dei modi in cui puoi facilitare la presa di consapevolezza, se vogliamo capirla così, della persona rispetto a ciò che è meglio per lei, che attenzione, è molto diverso dal dire gli dici, le indichi che cosa è meglio per lei. Io dico sempre che ho scelto psicologia come facoltà perché per puro caso lessi psicopatologia della vita quotidiana quando mi trovavo a febbraio dell'ultimo anno delle superiori. Leggendolo dissi: questo è quello che devo fare nella vita, l'ho capito. Però se avessi letto quel libro qualche anno più tardi, o se avessi letto un altro libro, l'interpretazione dei sogni, che perdonatemi, amici miei, ma io lo trovo una assurda, forse non avrei preso psicologia. Un facilitatore può essere una persona che, conoscendoti, capendoti, ti porta a capire che per te è meglio leggere il primo libro piuttosto che il secondo, che è molto diverso dal dire che è una persona che ti dice che devi leggere il primo libro e non il secondo, che devi fare psicologia piuttosto che lettere e filosofia. A volte, infine, devi aiutare la persona a ricostruire delle parti di sé, come ho detto anche in un video sul riorganizzarsi, riorganizzare la vita del paziente, che significa un po' aiutarla a capirsi passo per passo. In questo senso, le indicazioni sono
delle forme di scoperta continua, dire alla persona di guardare in quel punto, di arrivare a fare quella cosa, per aiutarla anche qui a giungere alla sua conclusione, alla sua personale visione delle cose, magari anche con un confronto con te come terapeuta. In Zuckerberg diceva di lasciare meno tracce possibili nella persona, io sono d'accordo, aggiungo un piccolo aggiustamento, e cioè dico di chiedersi che cosa significa lasciarne il meno possibile.